Giunto alla sua nona edizione, il premio internazionale di Menarte si conferma un appuntamento di primo piano nel panorama artistico nazionale. Organizzato come sempre dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia per promuovere l'arte non solo come risorsa culturale ma anche economica ed occupazionale, coinvolgendo in particolare il sistema scolastico e gli studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e come ispirazione di innovazione per le imprese, fa della sua capacità di rinnovarsi e di proporre sempre nuove esperienze il suo punto di forza, mettendo a disposizione di un pubblico sempre più attento ed esigente una selezione di artisti già quotati sia a livello nazionale che internazionale, con accanto giovani emergenti provenienti dall'Accademia di Mezza Italia. Per noi non è solamente un premio d'arte, io dico è un vero e proprio progetto, una vera e propria programmazione, una pianificazione strategica, se vogliamo, che la Camera di Commercio sta portando avanti con una certa continuità. Noi siamo partiti 10 anni fa, intanto con la rivista Limen, appunto Economia, Arte e Cultura, per portare avanti il binomio arte e cultura e sostenere l'economia, ma nel contempo c'è stata la riqualificazione di questo complesso, direi monumentale, del complesso domenicano, quindi l'abbiamo riqualificato, recuperato, valorizzato, restituito alla città, ai cittadini, in una forma diversa, ma soprattutto legata da un lato sì al sistema delle imprese, ma dall'altro lato abbiamo anche attrattivo dal punto di vista, se vogliamo, artistico, culturale e quindi anche turistico, perché sempre qui all'interno del Valenziano, di questa sede, oltre alla Camera di Commercio, e quindi che diventa sostanzialmente fulcro dell'economia vibonese, e vi è anche il Museo d'Arte Contemporanea, recentemente riconosciuto ufficialmente dalla stessa Regione Calabria e quindi a pieno titolo nella rete museale regionale. Oltre a questo abbiamo la Limen, bottega aperta, dove si fa attività didattica, attività di formazione, dove coinvolgiamo gli studenti, ma anche i ragazzi alle scuole elementari, alle scuole medie. Poi ancora abbiamo sostenuto fortemente, in accordo con il Vescovo, il Museo d'Arte Sacra, anch'esso restaurato, riqualificato e direi riaperto e reso fruibile ai cittadini, ai visitatori e quindi ai turisti. Durante la cerimonia di inaugurazione la Camera di Commercio ha voluto anche ricordare la figura di Gaetano Luciano, storico, scrittore e politico vibonese recentemente scomparso e da sempre vicino alle attività dell'ente camerale, donando alla moglie un'opera dell'artista Pino Diodato.